Rieccoci. Rieccoci da destra a sinistra. Che non è una frase politica. No, no, proprio solo la telecamera. Prima eravamo a destra e ora siamo di qua. Che vuol dire? Ma che ne so. Allora. Io credo di avere un server affibbiatomi. Quindi vorrei ritrovarlo. Che sia... chi si ricorda qual è? Mica mi ricordo, sarà l'867? No. Allora sarà l'864? No. Allora sarà... l'849? No. Ma non ci importa, perché noi andremo nell'846. Nel server alto e quindi benvenuti, ribenvenuti in questa live dove credo che il bot, Whitespot, abbia appena scritto, mamma mia il telefono, abbia appena scritto: cari signori, ha appena cambiato il gioco. Vediamo, vediamo. Esatto, nuovo gioco, no. Sono io quello. Eccomi, però c'è ancora il titolo di Bloodborne. Che succede? Credo che sia da sistemare il titolo e il gioco. Eccolo qui. Eccoci qui. Rieccoci qui. Su Dates. Come andrà a finire oggi? Chi lo sa? Stiamo entrando in un server molto popolato. Abbiamo un sacco di roba. Dove spawneremo quest'oggi? Sarà giorno? Sarà notte? Spero sia giorno, altrimenti devo cambiare server ed è un casino, perché non ho il visore, quindi è tutto un casino senza visore, perché sennò come fai senza visore a vedere qualcosa di notte? Quindi speriamo sia giorno, perché questo è il giorno, il grande giorno. Il grande giorno in cui il nostro personaggino... Personaggino perché... No, non lo so, è più... Più carino. Anzi, è una personaggina. La nostra personaggina si rivelerà. O, cioè, nel senso, andrà incontro a una sfida mortale. Mortale e soprattutto... Non lo so. Ciao, banana! Ed è notte. Non è vero. Che succede? Ah. Forse è mattino, eh. Se è mattino, guarda, ci posso pensare. Ma qualcosa mi dice che non lo è. Che è notte fonda. Niente. No, aspetta, forse è mattino veramente. Se è mattino, non ha senso andare via, ma qualcosa mi dice che non lo è, appunto. È che quando faccio esci, sembra che si stia illuminando tutto, e invece no. Niente, tocca uscire. Altrimenti non si vede nulla. Tra l'altro, effettivamente la live si vede ancora più scura di quello che vedo io. Almeno io qualcosina, ma proprio poco, riesco a vedere. La live è proprio zero. E quindi, guardate qui il nostro personaggino. Personaggina. Che è pronta, è pronta. Per mettersi in gioco. Magari non con una coda di 7 persone. Ma soprattutto con una coda di 0. Quindi andiamo 19, non credo sia legale. Quindi andiamo in questo. Oh, guarda qui che bello. Come stai, banana? L'hai mangiata oggi la banana? O mangi la pizza? O mangi il jet? Belle domande, eh? Ti ringrazio per questo complimento. Ci provo a tenermi sempre sul pezzo con nuove e varie domande da chiedere ai miei carissimi inseguitori, nonché stalker e anche... Non lo so, basta perché va bene così. Questi 40 secondi. Ormai siamo abituati.
L'importante è che non sia notte, perché poi è un casino. Cioè, se poi è notte devo cambiare di nuovo. Stasera pizza. Wow. C'è sempre uno che mangia la pizza nelle mie live. Almeno uno al giorno deve mangiare la pizza. Oggi sei tu, banana. Domani, chissà. Sarò io? Non lo so. Speriamo. È venerdì domani. Ma è fine. Dai, se domani è scontato, compri Dates. E se giochi su PS4, sappi che il mercoledì, da oggi, è una giornata dedicata al Dates con voi. Quindi, oh, è giorno, meno male. Ma sta tramontando, non mi dire. Quindi il mercoledì lo dedicherò a 2 ore di dates con voi. Quindi potremmo essere. Se arrivo a 10.000 follower, potremmo essere 20 persone. Perché su 10.000, 20 giocano dates. 20 persone che vanno insieme, eh. Wow, stai su PS4, allora è fatta. È fatta. Mercoledì. Poi magari anche perché un giorno alla settimana, visto che io gioco sempre a Dates, un giorno alla settimana magari pochino. Magari 2 giorni? No, forse troppo, due. Uno e mezzo, non credo. O uno, due. Per ora uno, il mercoledì. Mercoledì si fa squadra con chi ha Dates su PS4 e vuole giocare. Me, ovviamente. Se vuole vincere, ovviamente, perché se gioca con me, sappia che non c'è motivo di sconfitta. Non si può, fisicamente proprio. Adesso chiaramente sta tramontando, ma sono spawnato vicino a questo piccolo aeroporto tutto a nord, perché so dov'è ormai. Quindi, prima di uscire dal server, ma lootiamo un attimo, anche se non mi serve nulla, ho tutto. Lootiamo un attimo questo piccolo aeroporto che dovrebbe essere pieno così di roba militare. Che io però ho già. Ho tutto. Guardate se deve diventare notte. Che paura, pensavo fosse un giocatore. Con lo zaino qui. Che ti credi di essere? Che viene in giro con lo zaino? Ho messo via il coltello però. Sono stupido. No, scherzavo, scherzavo, scherzavo. Era solo per così dare un tocco di. Scusi. Dai, per favore. Ok, grazie. Guardate a questo, con chi crede di avere a che fare qui? Mamma mia. Questa è finta, ma è vera da questo lato. Un termometro. Chi se ne frega? E niente, niente. Ovunque vado, la notte cala. Molto poetico, ma anche molto fastidioso. Mi do fuoco con la benzina, che faccio? Oh no. Niente, niente, niente. Guardate se mi devo chiudere completamente dentro. Ma dai, com'è entrato? Dalle finestre! Siamo pazzi! Ma siamo pazzi! Aiuto, aiuto, aiuto! Aiuto, 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 aiuto! Che paura però, eh! Siete pazzi tutti qui, non corre neanche. Guarda, te, se deve tramontare ora. Dov'è la signora che non la vedo neanche nel video? Un'altra pure in arrivo. Quanti? Dove sono finito? Che brutta idea che è stata questo aeroporto. Signora, però, ci decidiamo? Oh, grazie. Guarda te, guarda, devo cambiare server. Perché fa rumore? Non ho cibo, non ho. Non ho cibo, non ho nulla. Ho una sardina, però. Che comunque male non fa. Apriamo. Guarda te, guarda. Se devo cambiare di nuovo server. Chi si ricorda mo qual era il server giusto? Ovviamente. Non poteva che diventare notte. E quindi cerchiamo un altro server. Speriamo che sia giorno. Che basta, questa risata era un po' troppo.
Ok. Niente. Tutti i server alti sono di notte. Che faccio? Vado in quelli medi. Che devo fare? Tutti i server alti sono notturni. Vado in quelli medi. Ah no, giustamente c'era la coda infinita di là. Quindi magari c'è ancora la coda infinita di 19. Che ricordiamo che i server sono da 60. 19 mi sembra un terzo. Penso che sia troppo. E quindi andiamo nell'864. E questi 67 secondi, ma non che 70, sono sempre con noi. Sempre. E cosa possiamo fare? Possiamo raccontarci una bella storia mentre scala il minuto. Una storia, ad esempio, c'era una volta un uomo con un bambino. Non è God of War. Spoiler. Questi camminavano e camminavano lungo una strada. Una strada di fango. Era una strada tutta infangata, che proprio camminavi, c'avevi fango negli stivali, proprio schizzava. Uno schifo che quasi quasi stavano a casa, era meglio. E invece no, il bambino, no, voglio andare a fare un giro. E allora il padre, va bene, ti accompagno. Basta che poi non mi fai i bisogni in casa. Quindi il bambino è andato, pure il padre, tutti nella strada infangati, tutti sporchi così, incontrano un certo camion con un certo signore dentro, che praticamente ciò che gli dice è di estrema importanza per loro, per tutti, per l'umanità. Quello che l'uomo del furgone, nonché camion, dice a questi poveri uomini infangati che correvano. Vi racconto una storia. C'era una volta un cane che camminava su una strada tutta proprio cementata, tutta cementata, che tanto che proprio voleva il fango, ma non ce la faceva. Solo notte. Non è possibile, eh? Guarda, se deve essere possibile fare così. Non si può. Che anche quello che ha detto questo cagnolino quando ha visto il cemento sulla strada, ha detto no, non si può. A me piace il fango, mi piace il prato, mi piace tutto quello che è natura. Ma niente, lui camminava su questa strada tutta cementata con le zampe e scottavano perché il cemento consuma il calore, lo prende, se lo ruba. E quindi scotta poi. E niente, lui camminava, camminava, finché non incontra un coniglio. Un coniglio molto simpatico, nonché timido, che gli dice: ciao cagnolino, come stai oggi? E lui: guarda bene, ma mi è successa una cosa. E lui: che cosa ti è successo? Però dimmelo piano, che sono timido. E allora il cagnolino inizia: guarda, eccoci qui su Dates. Eccoci qui, buonasera a tutti, benvenuti su Dates, un gioco di survival, di sopravvivenza e di competitività tra giocatori, un gioco basato sulla sfiducia nel prossimo, ecco, e sugli zombie, chiaramente, e anche sul fatto di non sapere mai dove sei, perché ogni server cambia spawn. E quindi, dove siamo? Non lo so, ma nel dubbio tiro fuori il fucile. Vamos! Andiamo finalmente a bailar. Lungo questa strada. No. Lungo il sole.
Il sole segna sempre il punto est della situazione. Fa anche rima, ma va bene. E quindi, con il sole che ci guida, noi ci dirigiamo verso la prima città vicina, come al solito. Ma c'è una cosa che non sanno gli altri. Che è un server medio. È un server medio questo. Dannazione. Quanta gente c'è? Vediamo. No, non è medio, è alto questo. No. C'è anche Sasuke. Uchiha. Non ho mai visto Naruto, tra l'altro. Ma lo rispetto come persona. Ed eccoci qui. Ai primi casolari di una città chiamata... Non è mai stata chiamata. Non se la caca nessuno. Ci sono zombie ovunque. Ma non è un problema. Il nome di questa città, quale può essere? Non lo sappiamo perché non ci sono i cartelli stradali. Se ci fossero stati, era tutta un'altra storia. Ma una limonata Sprite è quello che ci serve per iniziare bene la giornata. Compra limonata Sprite. E sarai una persona migliore. Più o meno il senso è quello, eh. Delle pubblicità. Ma questa panchina, vedi te che proprio... Come le fanno, eh? In mezzo alla strada le fanno? Guarda te. Allora, come vedete... Kit da cucito. Ce l'ho già. Come vedete, questo personaggina... È veramente ben attrezzata, eh. Ho 77 caricatori, 15 armi, 23 proiettili, che non è buono. Ma soprattutto una gran abilità nel sopravvivere. Tanto che so dove siamo. Siamo a sud-est, nei pressi di Cerno, nei pressi della base militare per eccellenza. Quella dove però ormai non mi serve prendere più nulla perché ho tutto. E quindi, detto questo, potremmo dirigerci ad ovest, sapendo però che potremmo non incontrare nessuno, a parte gli zombie che mi seguono. E che devi fare? Ah, mi serve da bere. Ma dai, tutte e due. Tutte e due no, eh. Devo bere. Più bevo e più ho sete. Mi ricorda qualcosa, però non so cosa di preciso. Potremmo andare ad addentrarci nell'ovest, nel sud-ovest della mappa. Vai a ba vai base a fightare. Vai base a fightare. Andiamo base a fightare, che comunque è di qua, dove comunque ero intenzionato ad andare. Eccola lì. Quella è la periferia di Cerno. Ormai ne so di mappa. Signora, sempre, sempre ad inseguire la gente. Non glielo faccio l'autografo. Guarda, sono snob e un VIP come me. Non scenda certo a questi livelli, ma si guardi la felpa, si guardi. Non è possibile. Che cos'è? Si compra uno smoking. Detto questo, scusatemi, era un mio fan. Di solito li tratto così, i miei fan. Non a caso mi porto sempre un machete con me. Se volete, ci vediamo a Lucca Comics. Fuori però. Nel vicolo, quello buio che c'è presente, no? Do di fianco ai drogati che si bucano. Lì di fianco c'è un vicolo buio. Con sì, quella con la pozzanghera lì di sangue terra. Quella lì, se vuoi, ci vediamo lì. Mi raccomando. Porta i soldi. Andiamo a lavorare. Verso il prossimo frame. Dunque, capiamoci bene, eh. Qui è zona di guerra. Qui
Può benissimo esserci qualcuno in mezzo ai cespugli. Quindi andiamoci coi piedi di piombo. Aia, e con i pochi frame che ci rimangono, cerchiamo di guardarci bene intorno. Niente, mi stanno uscendo delle rime neanche fossi 50 Cent. Veramente, ogni cosa che dico è una punchline. Non so, devo cambiare. Devo fare il rapper? Ditemi voi se si può vivere così. La gente non ti prende sul serio perché ogni volta che parli fai una rima. Guarda te. Allora, cerco di lootare qualcosa per trovare da bere. Perché continuo a bere, ma ho sempre sete. La cintura ce l'ho, ho anche quella bella proprio, quella militare, che cambia solo l'estetica però. Ma qui sembrerebbe essere già lootato. Qualcuno è stato qui, a nostro discapito. Vuol dire che c'è qualcuno vicino? Cosa? Cosa vuol dire questo? Cioè, so che c'è qualcuno vicino, ma da cosa l'hai capito tu? Dalle porte aperte, come me? O da cosa? O dai frame? L'hai capito dai frame? Lo so. Perché scatta tutto, vero? Quindi c'è qualcuno in giro. Hai ragione. Ora, devo capire un attimo. Da che parte... Che paura. Che cos'era quel suono? Era lo zombie, guardalo. Che mi ha visto? Non mi dire. Guarda se devo camminare così. Guarda te, guarda. Che sta arrivando quel. Che paura il suono! Mamma mia! Che paura! Dai, signora! Un attimo, eh! Dai! Non la vedo! Non la vedo! Mi ha ferito, mi ha. Guarda te, guarda! Ah, ma ce l'ho il cibo! Ho il cibo! Sì, quando ci sono cali di frame, secondo me sì, anche secondo me, vuol dire che c'è qualcuno. Sicuro. Quindi, sprechiamo un attimino di tempo per fare una cosa. Caricarci anche lo Scorpion, così, nel dubbio, sappiamo cambiare arma, ecco. Quindi, dov'è? Questo non è che mi serve, questo... FX45 sì. È la mia arma. Questo mi serve. No. Quante pistole ho? Due? Questo qui. Ok. Carichiamo. Così abbiamo addirittura un'arma in più. Che non fa male. E quindi. Fai così. E fai così. Che bello in prima persona vedere queste cose comunque. E lo mettiamo. Sbagliato. Però, anzi, è meglio così. Facciamo così. No, no, no. Facciamo così. Ecco. E poi facciamo così. E infine ho anche l'accetta. Così. Sì, mi piace. Con lo spazio vuoto, guarda, facciamo così. Oh, così siamo proprio pronti. E andiamo. Però ho sentito tipo dei passi, ho sentito. Ho paura un po', lo ammetto. Che salti, signora. Ammetto di avere un po' paura. E soprattutto di non sapere dov'è l'est. Anzi, dov'è il sud. Di qua. Madonna. Ma guarda te, guarda. Non posso neanche correre, non posso. Devo sbrigarmi a togliermeli di dosso perché. Sennò mi sgamano tutti. Con 70 zombie intorno. Poi capiscono che sono qua. Signore. Capisco la bellezza che. Però sono anche occupato. Adesso è un casino capire. Vediamo se qui c'è una bibita, intanto.
Non credo ci sia nulla proprio. Allora, dobbiamo capire un attimo. Questi non sono i palazzoni. Sono di qua i palazzoni. Quelli giusti. Credo. Perché ci sono palazzoni e palazzoni. Quelli che cerchiamo noi sono sei. In fila. E sono molto riconoscibili. No, eh. Che sia di qua. Dai. Non mi dire. Ok. Non è di qua. È dall'altro lato, quindi. Qui siamo. Ok, ho capito. Qui siamo. Ho capito, ho capito. In periferia di Cerno. Quindi i palazzoni sono dall'altro lato. Sono gli altri. Io cerco sempre della bibita. Devo tenere meglio la telecamera qui. No. No, non sembra aver lootato nessuno comunque, eh. Almeno non queste case. Come non detto. Come non detto. Andiamo a vedere. Ma questo era un colpo secco proprio, eh. Quindi abbiamo a che fare. Ecco là i palazzoni che cerco. Quindi c'è gente alla base militare. Chiaramente. Io col cecchino non me ne intendo. Sono più. Ah, non è finita la guerriglia. A meno che gli abbia sparato il colpo di grazia. Magari era a terra. Può essere. No. Chiaramente sono in scontro al momento, secondo me. E quelli sono i palazzi. Quelli lì. Quindi di qua si arriva a destinazione. Il problema è che io sono più da angolini stretti e imboscate all'ultimo, più che da cecchinaggio. E questa è una zona molto aperta, perfetta per il cecchinaggio. Come vanno a collidere le due cose? Che magari sparo al tizio, lo manco, e lui, molto più bravo di me, mi spara e mi prende. Che fare riguardo a ciò? Che ne so. Vediamo. Non riesco a gestire la telecamera, eh. Scusatemi, ma ci provo. Ok. Ci siamo. Più o meno. Più o meno che più. No, più che meno ora. Inizio a capire. Sperando che non siano qua i nemici, invece. In quel caso sarei morto. Ma bando alle ciance e andiamo giù di qua. Giusto? No, non è giusto. Qualcosa mi sfugge. Tipo la direzione, ecco. Questa mi sfugge. Però lo sparo veniva da dritto qui. Quindi noi andiamo dritto qui. Sono questi i palazzoni? Mi sembrano bassi e larghi per esserlo. Ma di qua mi sembra esserci la costa. Sembrerebbe. Lì c'è Cerno, sì. Lì c'è Cerno e quindi è di qua. Infatti, a conferma di ciò. Eccoli lì, i quattro palazzoni, i sei palazzoni, sono quelli. Che ce ne sono tanti, ma sono quelli speciali. E chiaramente, armi automatiche contro armi automatiche. Gente. È un cecchino incredibile. Non credo siano alla base, credo che siano qui proprio. Alziamo il volume, va. Che ansia, eh. Sto morendo di sete, dai. Devo bere, devo.
Devo perdere tempo a bere, devo. Fai così, fai. Guarda, guarda, io ce l'ho. No, siamo pazzi? Mi sto cagando sotto. Ok. Vai. Beh, mangia, mangia. Dove sono? Bevi tutto proprio, non mi interessa, non voglio più pensarci per 2 ore. Che siano qua? Sento spari ovunque un po'. Sono qua, non sono alla base, sono qui dentro. No, no, sono dietro, sono dietro. Che ansia incredibile. No, ma se sono su qualche palazzo è finita. Se sono camperati da qualche parte nei palazzi, voglia. Ce lo potranno dire solo gli zombie. Che comunque, tanto inutili mica sono, eh. Sono qua proprio. Sono nelle mie orecchie, sono. Che paura, ogni colpo è un cagotto, eh. Andiamoci così, che ansia incredibile. No, è sul palazzo, chiaramente. Su quale, però? Non su questo. Mamma mia, eh. Aggressivo proprio. Che sia su quello? È su quello, secondo me. Non capisco però. Se magari è sul palazzo o è sotto. Eccolo! È qui dentro, eh. Sì, ma non ci posso salire. Oh sì. Ah. Shh, con calma. Con calma, con calma. Lui è qui dentro. Un attimo che non posso leggere. Leggo. Ti gasi? Io mi cago. Non è che si stavano sparando da palazzo a palazzo? No, non credo sia questa la porta. Potrebbe essere questa invece. O potrebbe essere ancora più su. Molto più intelligente da fare. Come mossa. Che lag però, eh. Io sarei andato all'ultimo piano se avessi avuto in mente di cecchinare. E il suono mi stava a sembrare. Che cosa sto dicendo? Sembrava darmi ragione il suono. Possibile? Lo sento, lo sento. Chissà qui dentro? Perché se apro la porta e non è lì dentro, lui mi sente. Quindi conviene andare su prima. Ok, più su di così. No, no, si può, si può. L'hai sentito? Fede! Ciao Fede, un attimo. No, se è lì. Se lui è lì. No. No, non si può salire lì, mi sa. Vero? Non credo. Ansia. È sceso! Dov'è? Dov'è? Sentilo! Sentilo, sentilo.
ho letto, ah, un attimo. Ditemi, dalle vostre cuffie dove vi sembra? Sopra o sotto o alla mia destra o sinistra? Ma pensa se scompare lì, tipo. Non credo si possa salire lì. Siamo così. Che ansia, lo sento nelle mie orecchie proprio. Ah, si era bloccato lo schermo. Stasera pizza, vedi Fede? È ormai una regola. Uno che mangia la pizza c'è sempre in chat. Aiutatemi però! Ho paura. Dove può essere? Sopra o sotto? E poi un attimo, banana, tu mi butti così. Io voglio parlare di questa cosa che ti è accaduta, ma non posso al momento. Chiaramente. Si muove. Si muove il nostro uomo. Dove può essere? Sopra o sotto? Non credo sopra. A meno che si possa andare sopra, e non lo so. So così, tutta la live, non mi interessa. Ok, guarda, lo sento di fianco a me, lo sento. O è sopra di un piano o è sotto di un piano. Se è sopra, sono morto. Se è sopra di me sono morto, eh. Che non me l'aspetto. Che ansia incredibile, non avete idea. Non avete idea? Ora mi muovo, ma sono paralizzato. Grazie, grazie della compagnia. No, è sotto, è sotto. Chiaramente. È che se mi muovo faccio rumore, lui mi sente. Quindi non posso proprio. Non mi posso muovere. No, è in una stanza. Ma ha sentito sicuro. Come io sento lui. È finita, sono morto. Guarda che sta fermo ora perché mi ha sentito. Ha sentito qualcosa. Ora muoio di sete stando fermo, no? Senti. O la va o la spacca, però lui. Shh. Ho paura che sia sopra perché non sono sicuro che non si possa andare completamente. Senti, ci provo, sono qua da troppo. Ci provo. Vai, si va. Chiaramente è sotto,
Ha aperto questa porta, secondo me. Vero? E non vedo, devo andare in prima. Se non è qui, sono morto. È qui. Lo so io. Non è qui, non è qui. Non era qui. Non era qui. Ma ho sentito ora, sono morto. È utile questa cosa, eh? Ok, un pochino serve. Non era qui. Sono morto? Pensate ce n'è un altro palazzo, tipo. Sarebbe un bello scontro, però. Allora, non era qui, e quindi dov'è? Che sia andato via? No, per sentirlo così forte, non poteva essere così tanto giù. Non poteva essere così tanto giù. Dietro di te! Non lo so, ho qualche dubbio. Secondo me è acquittato, tipo. Può essere, eh? Che ha quittato. Perché non credo sia così tanto in basso. O mi faccio piano per piano. Però non lo sento più, quindi o è fermo che mi sta ascoltando, oppure ha quittato. Potrebbe essere qui? Libero. E sì, è un grattacielo. Quello è il problema. Non so che piano è. Proviamo qui. Qua è aperto. No, non ci sono le porte, è diverso. È che non lo sento più. Secondo me ha quittato. Perché mi ha sentito e per paura di perdere tutto ha quittato. Oppure mi sta aspettando che lo vado a prendere. Questo, lo scopo di questo gioco non lo capisco. Ti vedo sempre impazzire per trovare avversari. Ah, non c'è uno scopo vero e proprio, se non sopravvivere in qualsiasi modo. E io cerco la gente perché la gente di solito ha le cose addosso che mi permettono di sopravvivere. Tipo cibo, armi e rock and roll. Guarda, secondo me è andato via. No, non hai dei premi, però è come. È bello proprio, divertente. Non è che è chiuso in bagno, magari? Mamma mia, perché il primo doppio quadrato a volte mi fa questa cosa. Sparano da via, però, da un'altra parte. Però, ormai che ci siamo, andiamo a vedere se c'era anche qua, magari. Praticamente, tu parti da zero e devi sopravvivere partendo da zero, trovando cose. In gruppo, ovviamente, è molto bello, ma non c'è uno scopo, nel senso che finisci il gioco, che c'è una mappa immensa e quello che fa il gioco è creare delle situazioni veramente belle da giocare. Come questa, per quanto forse da vedere noiosa, ma vi assicuro che da giocare è bellissimo perché ti crea un'ansia incredibile. Cioè, il fatto di sapere di essere nello stesso palazzo con un altro armato. Non sai dov'è però. Non sai cosa sta facendo. Non sai se t'ha sentito. È bello, è bello. Poi puoi giocare veramente di ruolo. È un gioco di ruolo. Ad esempio, puoi fare il cecchino. Tu ti trovi un posto. Ti trovi questa finestra, per esempio. Stai qui. 20 minuti stai qui. Infatti, non sarebbe da fare live. Ma stai qui 20 minuti a camperare. Finché non passa uno da lì e lo uccidi. Oppure ti sdrai. Un sacco di cose. Io ho veramente paura. Secondo me è andato via, è andato via. Se me lo trovo davanti, sappiate che muoio in diretta, eh.
Io ho avvisato. Se me lo trovo davanti, sono morto proprio io. Non il personaggio, io. Vabbè, secondo me ha quittato. Ha quittato proprio il server, perché mi ha sentito. Scusate, non ho letto la chat per molto. Sì, con i clan fai il raid. Ma poi la mappa è incredibile. Sì, se muori ricominci da zero. Sì. La mappa è immensa. E in gruppo fai molte bellissime cose. Life is Strange 2 è bellissimo. The Last of Us anche. Sì, Life is Strange il 2 vorrei farlo anch'io. Però, perché l'uno l'ho visto tutto ai tempi, quindi non ha senso farlo. Poi ormai è datato. Il 2 invece ho visto solo l'inizio ed è bellissimo. Senti, andiamocene, va? Mi sono rotto, quello lì ha quittato. Peccato. Però la gente si caca sotto appena mi sente. Che devi fare? Quitti. Hanno detto, oh no, è lui, è Sancro. Quitto, quitto, che quello lì è troppo forte per me. E ha quittato. Chiaramente è andata così. Poi, se avete dubbi. Se avete dubbi. Non sono affari miei, ecco. Chi è? Ho sentito dei passi nella fanga, eh. Comunque stiamo andando alla base militare. Che è qua sotto. Dove si sparevano. L'uno lo hai amato anch'io. E il prequel mi è piaciuto molto anche se di meno. Ah no! A me è piaciuto un botto il prequel. Before the Storm, bellissimo. Forse quasi di più, guarda. Perché forse mi sono immedesimato di più. Ma è bellissimo Before the Storm. Che tra l'altro mi piacerebbe giù fare anche quello. Ma non avrebbe senso senza fare Life is Strange 1. Che non farò sicuramente. Però Before the Storm mi piacerebbe farlo. Io però ho tutta l'ansia addosso, non si può vivere così. Che devo fare adesso? Che non sento più spari né nulla. Che devo fare? Sono io la vittima sacrificale, no? Sono io quello che deve andare in mezzo al campo di battaglia? Stasera live? Sì. Stasera live. Non ho finito God of War, l'ho messo un secondino in pausa. Perché ho iniziato The Vanishing of Ethan Carter, che mi sta piacendo un botto. E quindi stasera faccio quello. Poi God of War lo riprendo dopo domani oppure dopodomani, non lo so. È che God of War è lunghissimo. Quello è il problema. Comunque stasera live alle 11:30, come al solito. Prossimamente cambierò orario, forse, quello serale. E lo metterò o alle 11 o a mezzanotte. Fatemi sapere cosa preferite. Così mi faccio un'idea anche. Sì, mi sta piacendo un sacco vedere. Cioè, ho fatto una live, ma sembra veramente, veramente bello. Passa stasera. Così te lo spoilero. Niente, comunque abbiamo perso. Niente. Terribile, eh? Quando finisce così. Che ti carica tutta d'ansia. Ti carica l'ansia e poi nulla. Un po' come sapete cosa. Io non ho detto nulla. Se avete pensato male, colpa vostra. E qui hanno lootato. Ah ah. Eh sì, perché prima si sparavano da qui. Aia, stasera alle 23. Studio con sottofondo Sancro. Ma se vuoi prendere ovviamente un 10 è la cosa migliore. Io sempre studiavo con Sancro di sottofondo. Nel senso che proprio studiavo ma pensavo ad altro. E prendevo infatti sempre grandi voti. Jack NBC, ma prendiamola. È quella antiradiazioni. E visto che ormai qua si è calmata la situazione, non saprei che fare. Certo, potrei stare qui, sdraiato qua, vedi? Questo è Dates. Ed è bellissimo per me. Tu puoi stare sdraiato qui. 40 minuti a non fare nulla e tenere d'occhio questa base. Finché qualcuno arriva e
E gli spari. Bello. Mezzanotte così coincido con i tuoi orari, no? Come? Tu inizi a mezzanotte, Fede. Ok. Va bene. Un 30. Vabbè, intendevo 10 da 1 a 10, ovviamente. Un 30 elode anche da 0 a 30. Io non ho fatto l'università, quindi io me ne intendo. No, me ne intendo, ma non personalmente, ecco. Vabbè, andiamocene. Tanto ormai qui la base è salva. Guarda te se mi devo fare male. Ora, un po' più... Come non detto, come non detto. Subito, andiamo all'attacco. Presto, andiamo. Hai finito quel corso Apple che mi dissi? Ah! Bello? Com'è andata? Un attimo però, che qua c'ho l'ansia, eh. C'ho veramente l'ansia. Tra l'altro questo cecchino qua è nuovo, è uno di Endgame proprio, perché... Il film. Perché... No, guarda che sto morendo di sete di nuovo. Io non posso vivere così, con la sete che mi attanaglia. Dobbiamo sbrigarci, eh. O la va... O la va. Che succede? O la va, andiamo. O la va. Presto, presto. Corri, corri. Dai. Più veloce, più veloce. E sparano pure dai palazzoni, eh. Attenzione, qui, qui nelle tende. È lui? È quello lì? È lui? Non mi dire, non mi dire. No, mamma mia che paura. È uno zombie. Indeciso su dove andare. Ma io non sono indeciso, io non sono uno zombie. Lui è là. Non è vero? Dove può essere? Che paura! Ho sentito un suono. Però non posso essere così suggestionabile, eh. Mi sta rovinando questo gioco. Ora, sento un rumorino, è finita. Muoio di paura proprio. Ma devo bere, devo. Guarda che brutta situazione. Devo bere, sennò mi cala la vita. Guarda te, guarda. Prendi quello, va. Mangia il riso, che ti dà sete tanto. Perché il gioco... Il riso, chiaramente, c'ha il brodo. Quindi, ti dà un po' di sete. Non è vero. Sì, un pochino sì. Mangialo tutto, va. Così stiamo senza cibo. Mi piace. Andiamo, andiamo. È il momento. È il momento propizio. Cadaveri! Cadaveri di uomini. Uomini di uomini. È lì! È uno zombie, che paura! Non era lui? Non lo so! Ho sparato a caso! Pensavo fosse un nemico! Invece era uno zombie, mi sa. Ho fatto bene? No, no, è qui sopra lui, lo so! No! Ho l'arma inceppata! No, guarda che... Guarda che figura! Non ci credo! No, vabbè, ma mi si è inceppata l'arma, però... E no, perché mi toglie la vita la sete rossa e quindi... Che errore. Ero talmente in tensione che ho sparato allo zombie. Che errore che ho fatto. Vabbè, me la meritavo. Me lo meritavo. Ho sparato allo zombie talmente ero in tensione. Credevo fosse lui, perché lo zombie andava addosso a lui. E ho detto, boh, sarà lui? Guarda te, guarda. Un colpo in faccia mi ha sparato. Qua ho sbagliato io. Nulla da dire. Lui era anche uno neanche tanto... Guarda che sono stupido. Sono stupido, eh. Veramente tanto. Guarda che non so gestire la telecamera. Troppa tensione in un colpo solo, non ce la facevo più. Troppa tensione.
Infatti, ho sparato allo zombie. E lui mi ha sentito, mi ha caricato, mi ha sparato. Mi si è inceppata l'arma, però, C'è da dire. Che fastidio che mi si inceppa l'arma, perché? Qua è già lootato, ma almeno dai una pistola. Col caricatore, addirittura? Ma andiamo subito a riprenderci tutto quello che è nostro. Che secondo me non siamo neanche così lontani, eh. Secondo me siamo in zona. Però, madonna mia. Andiamo. Iniziamo dal basso. Andiamo a uccidere questi che sparano. 12 colpi. Basteranno. Tanto, o lo prendo o ci muoio. Quindi è così. Sì, comunque la sete è veramente troppo fastidiosa, eh. Che palle. Ma anche l'arma che si inceppa, dai. Vabbè, lì, anche se gli avessi sparato, mi si sarebbe inceppata l'arma e sarei morto lo stesso. Comunque, siamo vicini in realtà. Molto vicini. No, molto no, anzi, per niente. Abbastanza, ecco. Abbastanza da poterlo raggiungere di nuovo una volta che sarà bello che lontano. Ma, in compenso. C'è qualcun altro qui che spara. Comunque questo è il senso di Dates. Tu puoi avere anche i fucili migliori del gioco, che un colpo basta. Sbagli una cosa, peggio di Rainbow Six, eh? Sbagli una cosa, puoi avere tutte le armi del mondo. Il bazooka, che non c'è. Il carro armato. Morto. Come giusto che sia. Guarda, vabbè, gli ho regalato del loot incredibile, c'è da dire. Se l'è anche meritato, dai. Mi ha ucciso. Sì, stavo un po' rosicando. Ma comunque. Dimentichiamoci di quello che è successo. E ricominciamo questo grandissimo viaggio. Su una strada. Sì, so dove sono. So dove sono e sono abbastanza vicino. E so dove sono gli spari a questo punto. Sono alla caserma degli orrori, la classica, inimitabile caserma degli orrori. Sono lì. Se mi sbaglio, muoio perché è prima. Ma chiaramente non ho dubbi su questo. Sempre si perde tra i boschi e non sarebbe. Sì, quello lì mi ha messo il fucile veramente in bocca proprio. L'ho proprio visto che mi mirava. Silenzio totale. Ma. Vabbè, c'erano un sacco di fattori, eh. Lui era in vantaggio strategico. Era in alto, io ero in basso con gli zombie. Lui era coperto. Aveva il fucile a pompa. Stava appostato lì sopra, sì, perché ha sparato, ha ucciso uno. E gli zombie sono arrivati, quindi lui era chiaramente lì sopra. È solo che mi ha confuso lo zombie che correva addosso all'altro zombie. Quello mi ha confuso un sacco, ho sparato allo zombie, mi sono fatto sgamare. Quello mi ha confuso. Comunque non ho parole, di quello. Mi ha messo la banana. Ma anche di più, proprio tutto l'albero mi ha messo. Del banano proprio. Ma comunque, siamo in zona, eh? Non proprio, anzi. Siamo vicino a Cerno più che a quella zona lì. E Cerno è quella zona vicino a quella zona lì. Mi sono pure bagnato. Ma perché sono un pupazzo di neve in faccia? Ah, giusto, il telo. Il passamontagna. Ma comunque, che cosa ho visto prima? Quel signore lì, che problemi aveva?
Incredibile. Era vestito anche come me. Ok, dopo questo benzinaio. Che è? Ma è lei che fa. Perché ha freddo. Che paura. Sì, comunque sono morto per veramente un insieme di cose incredibili. Un insieme di fattori proprio tragici. Guarda che se non mi si fosse inceppata l'arma avrei avuto una possibilità in più. Ma poi erano più di uno, eh? No. Era chiaramente. Ah no, no, quelli sotto erano zombie. Eccoci qua, siamo alla caserma maledetta, eh? Questa è la città della caserma maledetta. Giusto? Ditemi di sì, altrimenti che figura. Settimana prossima mi fai da spalla. Oh sì. E magari ci sarà anche qualcun altro a farci da spalla. Magari saremo 18 o magari non ci sarà nessuno. Anche perché. Dai. Dai. Spalle. Guarda te, guarda, cosa devo fare qua? Con sta gente. Signore, eh? In fretta, eh? Oh, una pila. Wow. Lì c'è un altro. È di qua, è di qua. Ci sono degli zombie che ce l'hanno con lui, mi sa. Succede? No, sento gli zombie. Con chi ce l'hanno? Aiuto! Che paura. Però. Veramente. Non si può, non si può. Allora. Andiamo. Ma quanti zombie. No, come mi hanno visto? Scusami. Sono abbassato, sono. Non è possibile fisicamente che mi abbiano visto. Tutti proprio. Sto camminando abbastanza. Guarda! No! Cosa c'è? C'è un bug, chiaramente. Ma hanno visto tutti, mi hanno visto. Guarda te, guarda se devo morirci così, eh. Guarda, guarda. Ok. Guarda te, due ferite c'ho. Ma perché esplode sempre di tutto verso il benzinaio? Ogni volta, eh. No, no. Hello, hello, please, please, don't. I'm friendly. Senti, eh. Mi hai rotto le palle. Guarda te, guarda. Guarda te cosa devo fare. Dammi tutto, dammi. Pure questo, dammi. Sto morendo tanto. Un attimo che metto. Che imbroglio questo giochino. Ma dai! Mi sto mettendo le cose! Ma guarda te, stavo mettendo sotto carica il telefono e mi ha fatto pure sprecare tutti i colpi. Ho 7 colpi ora. Bravo, vendetta! Ho 7 colpi però. E non era lui che sparava, chiaramente. Dov'è qua la. La cosa. La caserma? Ah no! Sono alla miniera qui. Chi è che corre? È uno zombie? Oh, un piccone! È uno zombie che corre o è uno zombie che corre dietro a un giocatore? Non lo so. Questa è la miniera che è prima della caserma maledetta. Guarda, la caserma maledetta è qua. È il paesino dopo. Però qui dovrebbe, se non è lootato, dovrebbe esserci bella roba. Militare proprio. E infatti, pantaloni da pattuglia. Wow. Wow. Colpi. Wow. Una giacca. Wow. Siamo già militari. Guarda. Sono contento.
Arcibaldo! Chi si rivede? Arcibaldo! Ma come sta oggi, Baldo? Arci? No, qualcosa è andato storto nella formulazione de della frase. Bene, dai, oh. Ma posso accontentare. Un giocatore! Siamo pazzi, siamo? È lui, lui! No, non ho più colpi, non ho. L'ho preso? No, ho preso lo zombie. È lui, è lui! Ah, il fucile a pompa è mio. Quel fucile a pompa è mio. Lasciamelo. Se, chiudi, chiudi. Chiudi, chiudi. Vabbè, sarà ferito, no? Quello spara. Che fai? Sorry, sorry. I need your weapon. È svenuto, mi sa. Sì, è morto proprio. Dammi, dammi. Guarda questi, guarda. Un attimo, eh. Un attimo di calma. Quindi ho... Aiuto, aiuto! Aiuto, aiuto! Che succede? Chi è che spara così? Dammi tutto, dammi. Che ansia per oggi, eh. Che ansia veramente. Dimmi che è il caricatore giusto per la pistola, dimmi. Che ansia! Si spara la gente qua. Dimmi che è giusto? Non è giusto. CR75. FX e... CR75! Sì. È giusto, è giusto. Andiamo immediatamente. Quindi c'erano quattro persone qua. Io ho sparato all'unico che non c'entrava nulla. Quindi. Dove sarà andato? Dove sarà andato il maniaco? Sento gli zombie, sento. Yeah! Yes! Yes! No! Però l'ho ucciso! Ed era un militare incredibile. Ho tirato anche il colpo di grazia. Erano in due. Scusate, scusate, ero preso dalla situazione. Arcibaldo! Fede è andata a cena. Buona cena, Fede, ormai sei andata. Arcibaldo, tutto bene, tu? Scusa, ero preso dalla situazione incredibile. E niente. Ma uno a casa me lo sono portato. E non sai che gli ho fatto. No. Ma... Scherzi a parte, sono qui. Dovrei essere a Cerno. Sempre vicino. Quindi andiamo a riprenderci tutto. No, forse è un po' troppo lontano. Guarda, già una pistola però. Senza caricatore. Scusate, scusate, ero preso dalla situazione. Ne ho uccisi due, mi piace. Dai, dai. Erano in due i militari. Chiaramente. Andavano in giro in coppia. E io ne ho ucciso uno dei due. Sì, tra Banana e Arcibaldo comunque è difficile scegliere qual è meglio, quasi. Ci sono. Non sono più in pericolo imminente, quindi leggo la chat. Perché prima ero in una situazione drastica proprio. Guarda te però, eh. Almeno uno l'ho ucciso, dai. Almeno quello. È stata anche una bella sparatoria, eh. Sono fiero di come l'ho gestita, eh. Non sapevo ce ne fossero due, sennò... Non andavo a lutarlo. Però l'ho ucciso.
Sai chi scegliere invece? Perché voi non sapete che c'è un altro sub con un nome drastico, più del vostro quasi. Non è, se lo leggete capite, ma non posso parlare, non posso dire. Certo che fra tutti, dei nomi normali, sono io quello con il nome più normale. E Narumi. E basta. Il resto è proprio incredibile. Ma sono dei bellissimi nomi. Avete fatto bene a sceglierli. Allora, e Lollo? E allora? E allora, come procede? Ciao Lollo. Procede molto male. Cioè, siamo... No, dai. Sì, male, male. Ma anzi, bene, bene. Metà e metà. Abbiamo fatto un paio di uccisioni. Ma c'è gente ovunque, eh? Ovunque? Ma non è possibile che c'è gente in qualsiasi angolo della città, di qualsiasi regione di gioco, c'è sempre qualcuno che spara. Che cos'è? Dai. Un attimo di tregua. Datemi un'arma almeno. Un cappello. Ma che comunque. Bello, bello. Lollo, il mercoledì facciamo... Poi giochiamo il mercoledì. Il mercoledì giornata dedicata a dates con voi. Quindi il mercoledì già siamo io e Banana, eh? Quindi se ti aggiungi anche tu siamo in tre. Se poi arriva Omega, mamma mia, siamo in quattro. E chi ci ferma più? Poi ne arrivano anche altri. Un'altra U70. Ma due scariche sono meglio di una? Non credo. E quindi lasciamo stare. C'è un altro ragazzo qui che spara però, eh. Ma che cos'è? Datemi un'arma. Devo fare un'azione molto, tipo... molto di testa, mi sa, eh. Devo trovarli. Trovare loro. Che sono di fianco a me, li sento. Lo sai che dovete spiegarmi tutto. Tranquillo, Lollo. Tanto... Tranquillo, tranquillo. Tanto siamo una squadra. Siamo una squad. Dates squad. Il problema. Ecco, quello che devo fare è cercare i corpi. Lasciare che lui luti. Poi andare a lootare l'unica pistola che gli avrà lasciato perché non gli serve. In quel caso, poi andrò a ricercarlo. E lui è chiaramente qui dentro, vero? Da qui arriva il colpo. Lì c'è una mappa, vediamo dove siamo. Con tutti gli zombie, ma tutti gli zombie della città. Siamo ad Electro. Siamo ad Electro. E non lo saremo per molto tempo, a quanto pare, perché ho 70 persone alle calcagna. E qui c'è il corpo del menomato. No, non è vero. È un po' a scatta, un po', ma... Quando i fan ti inseguono, non puoi far altro che correre. Ma quanto? Ma quanto sparano? Sparano ovunque, eh? Convertiti PC. Quando sarò milionario, mi compro un PC da milionario. Mi serve lo zaino. No! Sono due! Allora è tutto diverso. Arrivederci. Ma da qui non potrò mai più uscire, mi dite? Come mai dovrei fare a uscire da qui? Non è possibile, mi direte. E avreste ragione. Ehi! Quanto scatta! Qua è pieno di gente. Siamo in effetti nella città più popolata di tutti, più di Cerno. Siamo ad Electra, che è di fianco a Cerno, che è di fianco alla base militare dove sono morto prima, ma... Tanto ormai non c'è più nulla da prendere. Però, mamma mia. Mi serve solo un'arma. Un caricatore. Ecco, sono morto. Ho fatto l'errore di non chiudere la porta. Morto. Colpi. E basta. Cerno.
è una città fra le più grandi della costa sud della mappa di Dates. La mappa di Dates, ricordiamo che è una penisola con il mare che bagna la costa est e la costa sud. E quindi Cerno è a sud ed è vicino a noi. Una tenda militare c'è lì. Ma non mi dire. Ho seminato 70 zombie che mi inseguivano comunque. E il filo spinato fa male, l'ho scoperto. Se tu li salti addosso, ti tagli. Scatola di colpi. Niente, niente. Non c'ho nulla per difendermi. E questo è brutto. Contando che si sparano qua di fianco. Che ci vuoi fare? Chiaro? Quando? No, 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 no. Neanche un briciolo di umanità ha questo loot. Quello che dovrei fare sarebbe quell'idea, cioè andare a cercare i malintenzionati, lasciarli lootare la preda, dopodiché nutrirmi, accontentarmi degli scarti, per poi usare gli scarti per uccidere il cacciatore e prendere tutto. Questo è il piano. Che bella scavalcata, eh? Molto utile e molto intelligente. Piano che però non credo di riuscire a portare a termine, visto che non ho armi. Sì, Arcibaldo, sono andato nella base militare sopra Kamenka. Non so anche i nomi ormai. E sono andato all'aeroporto, quello gigante della mappa. L'aeroporto gigante della mappa, quello militare. Però ci sono stato proprio di sfuggita perché stavo morendo di sete. E sono dovuto andare via. Palle, che palle. Questi zombie. Che palle, signori. Signori, che palle. Signori. E che palle, signori. Dammi, dammi. Era un caricatore, ma mi va bene. Non so di cosa. Vediamo. Di U70. Che va a 380 che non ho. Ma almeno ho tre colpi. Posso sparare in testa a uno morto. Sì, comunque sono stato all'aeroporto, quello bello, grande. E c'era un bel po' di roba. Ma soprattutto alla base militare sopra Kamenka, che ho preso tutto lì, praticamente. Però poi sono morto, eh. Sono morto perché mi hanno sparato. Mica peraltro. Che bel cappello, ma non credo serva la causa. Ma mo? Gli spari erano di fianco a me, ma io non ho trovato nessuno. Che io debba cercare meglio? Che io debba cercare un'arma, anzi, o delle munizioni. Peccato per. No, guarda mia, quanto mi rode per la morte di prima, stupidissima. Contro il tizio alla base militare. Stupido, proprio sono. Proprio non poteva andare peggio. Un tot? Cos'è, Lollo? Hai scritto un tot. Cosa? Un tot. Ma questo che edificio è? Non l'ho mai visto. Che cos'è? Niente. Un edificio di scaffali. Mobilio. Ah no, è un supermercato. Chiaramente devono esserci saldi. E allora. Che scatti, sicuro c'è qualcuno qui ancora. Ma che scatti. La caserma. Saranno qua dentro allora. Mamma mia che scatti. Qui dentro c'è gente, sicuro. Tanto è già stata lootata, 100%. Sì, infatti, vedi. C'è una base militare, se non erro, in alto a sinistra nella mappa. Lì non ci sono mai andato, è quella più lontana da tutti. Che potrei andarci in live.
Però sarebbe una live dove non credo ci vada molta gente lì da quelle parti, eh. Credo che siano tutti sulla costa. A parte... No, non è vero, qualcuno c'è che va lì. Sì, qualcuno c'è che va lì. Magari meno spesso. È un po' raro. No, non è raro, però non è che ci vanno tutti i giorni lì. Perché è lontano. E soprattutto non c'è acqua da quelle parti. Quindi devi andarci con delle scorte, sennò ci muori. No, niente. Chiaramente è tutto lootato. Non so come comportarmi. Beh, prima di tutto mi metterei questa che chiaramente è stealth, eh. Proprio. Beh, sistemiamocela, va. Ci vanno perché ci sono le armi OP. Sì. Però, come abbiamo visto, in fondo non è che servono molto le armi OP, eh. Tanto un colpo in testa e muori lo stesso e perdi tutto. Quindi hai solo più ansia di andare in giro se hai le armi OP. Però non è detto. Io l'M4 l'ho trovato solo una volta, lootato però, da un giocatore che ho ucciso. Non l'ho mai trovato in giro. Ho trovato invece la K... No, il KA... Tipo AK-74, quello lì. Quello piccolo. Quello nella base militare sopra Kamenka. Sì, comunque morirò di fame qui, eh. E di tristezza. Perché non trovo nessuno? Me lo trovo solo in faccia quando mi spara. Altrimenti non trovo nessuno. Non è possibile, eh. Non potrei neanche per dire sparare un colpo così, perché ne ho tre. Sono le 8 passate, mamma mia. Passa veramente in fretta il tempo. Non pensavo. Devo chiudere tra poco. Poi ci rivediamo stasera alle 11 e mezza. Con The Vanishing of Ethan Carter, che è bellissimo. Mi sta piacendo molto. È Hello? lento? Hello, hello. Hi. How are you? Do you speak German or English? English. Ora mi uccide. Did you just run from there? Right? No, I heard some gunshots, but I don't know where. Ah, you have shots. Some AK shots, you mean, Yes. yeah? My friend heard them also. My friend is somewhere over there. He's also friend spawn. Oh, okay. Yeah, we just heard the shots and we knew that we are near. Yeah, me too, but I don't know where he is. Yeah, but I can do so much with X here. I can do nothing when he has an AK. Oh, You ok. know, Non ho capito. he Bello will quello, drop insomma. me so fast. What? Okay, man, then I say he will drop me so fast, he will kill me Ah, with this so easy. ok. Yeah, I know. Okay. Wait, 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 wait. Oh, thank you. Aia. Oh, sorry. Yes. No, no, I die because I don't have I'm bleeding. I'm bleeding. I can't I heal don't myself. have reps. Oh I no. also have. I'm gonna I die. just drew. I'm gonna die, Elra. Did you? Is there not clothing or so? Yeah, but I can't take that. Questo devi I also ucciderlo. can, it's bug, I think. Si è spaventato tantissimo. Don't kill me, no. What? I can't.
what you can. I'm gonna die, so I want to die with I don't know the with sorry. Oh no, oh no. Oddio. Sorry, I'm friendly. Don't kill You're me, please. friendly, yeah. Dove sono finiti? Ho tre colpi, oh. Aia, aia. Aia, aia, aia. Aia, aia. Oddio, c'è quello che spara veramente. Hey, did you see the man that shots? We are dead, we are all dead, I'm sorry, we are all dead. I'm sorry. Hey, now we are bleeding too. I'm bleeding and you are bleeding. So, what's up? We can be friends. Kill me, you. Hey, take this. Follow me. Take the gun. It's on the ground. The gun. E niente, si va a morire così. Sorry, I'm friendly. Ehi, hey, ma scusa, lui non muore. Oh, scusa. Sorry. Ma scusa, gli ho sparato tre colpi al petto e è ancora vivo. Sorry. Non è finita delle migliori, eh. Però. Ma tre colpi al petto! Scusa, ancora tirava le mazzettate. Scusami. Che figure. Ma perché mi si è inceppata l'arma poi? Vabbè. Direi che con questo possiamo chiudere. Con questo fail incredibile. Quindi. Grazie mille per essere stati qui. Ci vediamo stasera con The Vanishing of Ethan Carter. Si chiama così. Buon appetito. Ciao.